A tu per tu, ospita questa settimana Lorenzo Sanna, siamo in collegamento Skype con il consigliere provinciale del PAT. Grazie Sanna di essere con noi. Buongiorno. Noi la vediamo chiaro, la vediamo chiaro. Lei naturalmente, grazie alla tecnologia, riusciamo comunque a dare informazione sull'attività dei consiglieri provinciali. Allora, naturalmente rimaniamo sull'attualità, un'attualità di emergenza sanitaria, ma anche di forte impegno per la fase 2, Sanna? Beh, certamente. Adesso stiamo assistendo a una probabilmente rallentamento di quello che è il contagio e quindi di conseguenza nasce il grande problema, soprattutto a livello economico, di come far ripartire, di come riprendere e dare la possibilità alle imprese, soprattutto, ma anche ai privati, di poter ripartire con una normalità che non sembra così veloce come si poteva immaginare qualche settimana fa. Perché vediamo che comunque insomma la ripresa sarà completamente diversa, sarà sicuramente più lunga di quello che si poteva immaginare all'inizio appunto di questo fatto straordinario del contagio. Ecco, voi come gruppo consigliare del PAT avete fatto numerose proposte, siete pronti a rendervi parte attiva. Lei è uomo della Valle di Non, consigliere provinciale del Trentino, ma naturalmente il luogo di provenienza indica anche un approfondimento dei temi, l'agricoltura che ha bisogno di stagionali, il turismo che vale 4 miliardi del PIL, sono due settori che potrebbero soffrire. Ma certamente il settore agricoltura in prospettiva e il settore turismo già da adesso sono due settori che sicuramente subiscono quello che può essere un danno reale, un danno che poi diventerà evidente anche in altri settori. Sì, è vero, in agricoltura noi normalmente abbiamo bisogno di 12-15 mila lavoratori stagionali e questi sembrerà quasi impossibile quest'anno averli, soprattutto dall'estero, e quindi bisogna attrezzarsi in una maniera diversa, bisogna coinvolgere persone che possono comunque dare una mano, persone che riescono a essere attive anche nel campo agricolo, che magari sono in cassa integrazione, che magari non stanno lavorando, però sappiamo benissimo ci sono dei vincoli europei su questo e quindi bisogna agire velocemente anche su questo aspetto qua, cioè permettere di poter ruotare quelli che sono i lavoratori anche a livello stagionale, proprio per poter sopperire da una parte a quello che è l'esigenza di forza lavoro, dall'altra anche dare una mano a quelle persone che sono a casa per causa di forza maggiore. Per il turismo invece è molto più complicata, il turismo vuol dire anche avere la presenza di persone, di turisti sul territorio, e questa è la scommessa più grande che dobbiamo giocarci, far capire alle persone che qui in Trentino l'emergenza è sotto controllo e soprattutto cercare di trovare la giusta informazione perché si stimoli di nuovo l'arrivo dei turisti. Non sarà facile perché probabilmente in questo momento tutto il settore del turismo, non solo Trentino, è in crisi e quindi ci sarà sicuramente una lotta anche magari a quello che è il costo, il prezzo, e quindi anche lì dovremo stare attenti a non dover troppo abbassare quello che è il nostro tipo di offerta anche economica sul turismo. Sono tutte cose chiaramente che devono essere valutate, devono essere in qualche modo, si deve iniziare a ragionarci, bisogna farlo subito da adesso, ed è per questo che come partito autonomista, come io, sto cercando di attivarmi attraverso degli atti politici, mozioni, interrogazioni, affinché sia uno stimolo, ci sia questa possibilità di proporre, di dare delle idee che poi magari, come è successo, vengono anche prese in considerazione. Vediamo per esempio quelli che sono l'uso delle persone, dei lavori sociali, del progettone, che adesso possono essere impiegati nei supermercati, e questa era una delle cose che avevo chiesto,
un'altra cosa che mi preme molto e che è effettivamente un qualcosa che bisogna comunque prendere in mano, anche a costo zero, è quello di dare la possibilità di un allungamento, di uno spostamento di tutti i tempi e tutti i termini dei contributi, delle rendicontazioni, di quelle che sono le aiuti economici, soprattutto per privati e per imprese attualmente in essere in provincia di Trento. Questi devono essere tutti posticipati almeno di 6 mesi, perché oggi è impossibile rendicontare, è impossibile finire i lavori, è impossibile anche fare le minime cose che sono appunto avere un rapporto con le amministrazioni comunali, quindi avere anche una certa agibilità su quelli che sono gli incartamenti che servono a portare in provincia per ultimare i lavori. Quindi questa è una cosa che mi batterò, che ho già consegnato come mozione, ma sicuramente mi impegnerò nel momento in cui verrà presentato questo nuovo disegno di legge basato un po' sull'economia. Questo deve essere prioritario, non dobbiamo dare la possibilità a chi ha preso un contributo e è in essere un'azione, un lavoro comunque insomma che deve essere rendicontato, non possiamo dare la possibilità che questi perdano dei soldi, perché diventerebbe un danno doppio, un danno irreparabile proprio per chi su questi soldi ci conta, su questi soldi ha fatto anche degli investimenti precedenti. Ecco, lei ha fatto un lungo elenco delle cose, vedo che c'è un atteggiamento molto propositivo. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è scaduto, noi la ringraziamo e le auguriamo naturalmente buona giornata e anche buon lavoro, visto che l'impegno è molto forte. Grazie mille, in questo momento ci deve essere collaborazione, ci deve essere assolutamente nessuna polemica, ma lavorare e andare in una stessa direzione. Ci sarà il tempo magari per discutere se ci sono stati degli atteggiamenti o delle azioni magari diverse, magari sbagliate, magari si poteva far meglio, ma in questo momento bisogna solo lavorare in una stessa direzione. E per l'ultima, velocissimamente, abbiamo visto a Bolzano cosa hanno fatto, hanno proposto anche una contribuzione alle partite IVA fino a 5 dipendenti, fino a 10.000 euro. Questa è una delle azioni che è importante proporla, è importante farla, perché loro l'hanno già fatta, loro è già diventata attiva e quindi noi dobbiamo proporla, imprese con 5 dipendenti, fino a 5 dipendenti, contributi fino a 10.000 euro in base al loro fatturato. Questo è importante, perché servono soldi correnti, servono soldi non prestiti ma soldi correnti, perché altrimenti le imprese vanno in difficoltà, se non adesso fra qualche mese. Fra qualche tempo. Ecco, noi ringraziamo, grazie a Lorenzo Ussana, consigliere provinciale del PAT, grazie e buon lavoro ancora. Arrivederci, saluti, grazie. Grazie, grazie ancora Lorenzo Ussana e noi ci troviamo con un altro ospite, grazie. Thank you.